Buonasera cari amici, siamo qui a Londa Bar con un ospite veramente di eccezione, una persona tocca, me ne auguro di ringraziare di essere qui. Buonasera. Siamo anche con due amici giornalisti, Caterina Vespa e Riccardo Pirotti, e giornalisti che si occupano di napoletanità, perché lui ha l'esperto mondiale di napoletanità, un docente di napoletanità, al punto di scrivere un libro, il manuale di napoletanità, che è diventato un best seller, che è venduto addirittura quasi 30.000 copie. Un po' meno, ma è veramente qualcosa di eccezionale. Noi in un mondo letterario come il nostro, dove si legge e si vede il mondo, soprattutto su un tema quale quello della napoletanità, che io non credevo che avesse tutto questo appeal nei confronti del lettore, no? Perché Napoli ha passato momenti, e forse ci siamo ancora, in cui la reputazione della città è stata veramente ai minimi storici, quindi invece probabilmente questo ha funzionato, la volontà da parte di molti napoletani di ritrovare 365 buoni motivi per essere orgogliosi di essere napoletani, di essere nati e vivere alle falde del Vesuvio, insomma all'ombra del Vesuvio. E tu sei un ricercatore, tu lavori a Napoli? Sì, faccio tutt'altra cosa, lavoro in un centro di ricerca che si occupa di telecomunicazioni, quindi per me è tutta una passione. E come è nata questa passione per la storia di Napoli? Beh, è nata, l'idea è nata qualche anno fa, in realtà proprio per un po' per vendetta, per cazzimma, direbbero i napoletani. C'è stato un senatore della Lega Nord, tal Borghezio, il quale una volta disse: Napoli è il cancro della nazione, Napoli e Caserta sono il cancro della nazione. In quel momento io pensai che era venuto il momento, come si dice a Napoli, per dire chi sono chi e chi sei tu, ok? E di mettere in chiaro i grandi aspetti, i grandi requisiti di una cultura bimillenaria che ha tanto da insegnare a tutti i popoli del mondo, una cultura che si è arricchita di pur sempre dominata, no? Quindi da angioini, aragonesi, svevi, spagnoli, francesi, da ognuno questa cultura ha preso il meglio, e oggi se noi mangiamo abbiamo una delle cucine più ricche e variate del mondo, abbiamo una lingua che insomma è una delle che ha delle radici storiche millenarie, abbiamo primeggiamo in tutte le arti e le discipline, siamo nel teatro, faccio un esempio, il teatro del Novecento è soprattutto teatro napoletano, lo vediamo ora nel trentennale della morte di Edoardo, il cinema italiano è nato a Napoli, diciamo, Gustavo Lombardo fece gli stabilimenti di produzione a Napoli, la musica, ecco, dici, ma fa poesia e musica, Napoli è l'unica città al mondo che addirittura possiede un genere musicale, se oggi abbiamo pop, rock, jazz e musica napoletana, sfido qualche altra città del mondo o addirittura un popolo intero, un continente ad avere un genere musicale. Senti, Amelia, ma tu con le tue conoscenze, con i tuoi approfondimenti avresti potuto scrivere un libro di storia, invece hai scritto un libro politico, perché hai scelto un canale di questo ancora esagente? Sì, questo sì, perché molto spesso la storia viene posta in maniera complicata, piena di numeri, date, cifre. Invece magari ponendo la storia in maniera anche aneddotica, quindi a costo di fare qualche piccola forzatura che talvolta magari, però questo diventa molto più utile per la memorizzazione, anche per stimolare gli appetiti delle persone che poi magari sono indotti ad approfondire sul serio. Quindi, e mi sembra che sia una questione. E talmente poi prendersi poco sul serio che avere il coraggio di mettere appunto un gabinetto sulla copertina del libro. 30.000 persone fortunate hanno a casa questo libro. Quante altre fortunate persone ci saranno? È tutto da vedere. Certamente i migliori ce l'hanno. Guarda, sono e molto... penso che dietro tutto questo c'è un impegno profondo. Però riuscire a dare l'idea, la percezione di quello che si vuole dire in modo così semplice, in un momento di intimità con se stessi, è una cosa che non è facile, forse è la cosa più difficile, tradurre dei concetti abbastanza complessi, perché noi siamo, a volte ho l'impressione di parlare per proverbi, per motti, poi magari mi rendo conto che non sempre sappiamo bene l'origine di certe parole che pronunciamo. E questo libro, ti giuro, io me lo ripasso spesso,
e certe volte rido da sola per le cose che mi escono dalla bocca, dico guarda che ho detto. Sì, è vero, questo ti ringrazio quanto molto. Quanto impegno, quanto tempo c'è dovuto. In realtà per scrivere 365 lezioni ne avrò selezionato almeno un migliaio. In realtà quindi c'è molto di informatico in questo lavoro, perché poi sistematizzare un migliaio di storie insomma non è stata una cosa semplice, però sicuramente il focus di questo libro è proprio sui paraziti napoletani, quello che dicevi tu. La lingua napoletana ha tante meravigliose caratteristiche, una lingua musicale, una lingua stupenda, ma soprattutto fa un larghissimo uso di queste iperboli verbali, per cui se tu hanno litigato a Napoli ti dice da solo assaggiare le penne, ma che c'entra assaggiare le penne? Se uno istiga un altro dice non metterlo pepe sulla torta, mentre qual è, questo è l'utilizzo diffuso di queste iperboli, queste metafore così spinte, è una caratteristica della lingua napoletana. Mi spieghi che si dice per il culato? Forse dobbiamo leggere il libro, sì. Te lo spiegherò, ma te lo spiegherò. È vietato? Chiediamo a Riccardo. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare l'autore di questo libro, perché mettere per iscritto delle parti di noi napoletani è una cosa meritevole innanzitutto, ma soprattutto che fa bene a noi stessi, da napoletani. Noi siamo un popolo eccezionale, siamo i migliori, c'è poco da fare, lo dimostrano 2000 anni di storia, perché come si dice spesso, quando nel sud Italia e anche in provincia di Napoli c'erano Pitagora e Parmenide, al nord facevano ancora la danza della pioggia, questo per rispondere. Sì, bravissimo. Poi volevo chiederle una cosa, l'UNESCO ha elevato il napoletano a dignità di lingua, per cui noi ha... Ma per provocazione io sul mio curriculum scrivo che parlo tre lingue, italiano, inglese e napoletano. Bellissimo. Volevo dirle, sociologicamente, quanto c'è di linguistico e letterario in questo suo libro? Allora, in realtà io tendo, mi piacerebbe dimostrare una tesi per cui la grande ricchezza della lingua napoletana è alla base di tutte le altre eccellenze per cui Napoli ha sempre primeggiato. C'è una grossa diatriba nazionale, se il napoletano sia un dialetto, se sia una lingua, è evidente l'utilizzo di parole nuove. Salvatore Di Giacomo era un grande giornalista, lui decide di scrivere appunto il napoletano perché aveva tutti i requisiti per poter scrivere in lingua nazionale. Quindi, ma il napoletano, lo dico con grande orgoglio, è una lingua di una ricchezza, probabilmente la chiave del successo di questa lingua è l'essersi appunto arricchita di una serie di tutte le dominazioni appunto che hanno lasciato su Napoli tracce linguistiche molto importanti. Guarda, ci sono tre secondi della mia serie Nobiltà, un film che tutti conosciamo, in cui la famosa scena del paltò di Napoleone, c'è sta Pasquale il fotografo che dà a Felice Ciasciamucca, Pasquale, Felice, vai dallo charcutier giù alla cantonata, e l'altro gli risponde, un charcutier, un pozzecagno, un casa a duglie. Faccio queste sei parole dove c'è tutta la ricchezza della lingua napoletana. Lui usa prima un termine francese, charcutier, carne cotta, carne buttata, alla cantonata, un termine spagnolo, il canton, l'angolo chiuso della piazza, quindi in due parole c'è Spagna e Francia. L'altro gli risponde, il pizzicagnolo, che deriva da pizzcar, questo modo di mangiare questi piccoli bocconcini, le tapas, come dicono in Spagna, quindi un altro spagnolismo, pizzcar. Ma il termine più bello è casa duoglio, un termine che oggi è desueto, ma che nel secondo dopoguerra, quando Mario Mattoli scrive questa sceneggiatura nel 54, era molto diffuso. E sapete perché? Perché arrivano gli americani addirittura, l'inglesismo, e i salumieri, dato che gli americani hanno i soldi, all'esterno delle salumerie scriveranno cheese and oil, formaggio e olio, che per deformazione diventerà casa duoglio. Quindi abbiamo addirittura un americanismo. Questa è la grande ricchezza di questa lingua. E credo che con questo ci hai detto tutto della tua cultura, del tuo amore, della tua passione. Grazie a te, sei molto cara. Grazie. Grazie.